Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura una lunga pagina dedicata alla visita in Abruzzo dell'ex premier e segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. Questa mattina alle 8.36 il treno destinazione Italia, così è stato denominato, con il quale il segretario del PD sta girando le regioni d'Italia, è arrivato a Scerne di Pineto, prima tappa del tour nella nostra regione per visitare la casa famiglia madre Esther. Sono altre tre le tappe di Renzi in Abruzzo, che in questo momento è a Ortucchio, in provincia dell'Aquila, per visitare la sede di Telespazio, è dunque una grande azienda che si occupa di innovazione. Poi alle 15.30 il ritorno a Pescara per parlare con gli studenti dell'alberghiero De Cecco di alternanza scuola-lavoro, un tema caldo in questo periodo perché, come ricorderete, ci sono state anche le proteste degli studenti contro l'alternanza scuola-lavoro e contro la buona scuola, che è il provvedimento di riforma dell'istruzione varato proprio dal governo Renzi. Poi ancora ci sarà il trasferimento alla Pilkington di San Salvo, contestualmente ci sarà anche il colloquio con i lavoratori della Honeywell di Atessa, 420 famiglie che rischiano di rimanere senza reddito perché la multinazionale vuole chiudere lo stabilimento. Nel frattempo, nel monitor di servizio, in attesa che di avere il servizio pronto della visita di Matteo Renzi, altra notizia di giornata, la protesta in procura a Pescara dei familiari delle vittime della tragedia di Rigopiano. State vedendo le immagini che arrivano proprio in diretta dal Tribunale di Pescara. Io non so se mi sente già Paolo Renzetti per il collegamento con lui per ascoltare le voci dei familiari della tragedia di Rigopiano. Eccolo qui Paolo Renzetti, a cui do nuovamente il buongiorno. Paolo, allora qual è la situazione davanti al Tribunale? Abbiamo visto che ci sono già delle persone, tra poco ci sarà l'incontro con il sostituto procuratore Andrea Papalia. Paolo. Aspetta, aspetta. Sì, grazie, grazie Alfredo. Prendiamo la linea qui in diretta dalla Procura di Pescara, da Palazzo di Giustizia, dove stanno arrivando i parenti delle vittime della tragedia di Rigopiano. Ci sarà questo incontro nel pomeriggio alle 15, dunque tra poco, con il procuratore capo della Repubblica di Pescara, Massimiliano Serpi, proprio per fare un po' il punto della situazione sulle indagini, sull'inchiesta che sta proseguendo proprio ieri. Ieri, tra l'altro, c'è stato il nono anniversario di questa tragedia. Io chiedo un attimo, visto che siamo in diretta, se è possibile Gianluca Tanda, che ringrazio, grazie Gianluca, portavoce del comitato dei parenti delle vittime di Rigopiano. Allora vogliamo spiegare Gianluca cosa farete oggi, come si svolgerà questa giornata qui a Palazzo di Giustizia a Pescara. Sì, oggi abbiamo un incontro tra avvocati e magistratura, quindi faranno loro un incontro formale, perché noi alla richiesta nostra siamo stufi di aspettare 9 mesi senza sapere nulla di quello che sono le indagini attualmente. Quello che chiediamo è che almeno ci dicono qualcosa. Non è fattibile 9 mesi, 9 mesi sono troppi. Abbiamo taciuto fino adesso, abbiamo manifestato, abbiamo commemorato più che manifestato. Questa è la prima manifestazione per noi, più che manifestazione, è un presidio nostro qui sotto la procura, per far capire che noi ci siamo, ci saremo sempre fino all'ultima sentenza. Incontrerete il procuratore di Pescara e chiederete a lui cosa nel particolare? Non incontreremo noi nessun procuratore, ma incontreranno i nostri legali, i procuratori. Chiederanno appunto lo stato delle indagini, chiederanno appunto della bonifica, perché vorremmo sapere la procedura esatta della bonifica, perché fino adesso ci hanno detto faranno la bonifica entro non si sa quando, sempre in maniera non ufficiale. Noi vogliamo qualcosa di ufficiale. Noi l'abbiamo chiesto tramite PEC, abbiamo chiesto tramite raccomandate, ma ci è stato sempre risposto non ufficialmente.
Tra l'altro questa mattina, correggimi se sbaglio, siete stati in prefettura a Pescara? Sì, siamo stati in prefettura, abbiamo incontrato la famosa centralinista che voi definite centralinista perché? Perché Matrone, Giampaolo Matrone mi ha chiesto questo alla fine della prima giornata che l'ho incontrato in ospedale. È ancora scosso da quello che gli è accaduto, le sue 62 ore per sotto alle macerie, mi ha detto fammi incontrare questa persona che si degna di dire la mamma dell'imbecille è sempre incinta, e io gliel'ho ripromesso questa cosa, ma lo volevo fare fin dal primo momento, ma lui non era in condizioni per poterlo fare, era troppo agitato, era troppo preso di questa cosa ed era importante portarlo quando era più calmo. Grazie, grazie a Gianluca Tanda, grazie per questa testimonianza in diretta qui da Palazzo di Paolo, Giustizia a Pescara. Torneremo se tra tu sei poco d'accordo, da io te, per il momento Paolo, ti restituirei. Sì. Intanto noi andiamo avanti con il giornale, magari tu se riesci a recuperare qualche altra testimonianza ci richiederai la linea non appena sarai pronto. Intanto grazie ancora a Paolo, mandiamo il servizio sulla visita di Matteo Renzi in Abruzzo. Questo è un viaggio, come avete visto, in treno, in ascolto, in dialogo, al lavoro per cercare di far vedere una politica anche diversa, non che chiacchiera e basta, e sappiamo quanto le chiacchiere della politica romana comunque arrivino anche sul treno, ma per imparare, per prendere appunti. Il Freccia Bianca destinazione Italia è arrivato puntuale alle 8.36, prima fermata del tour abruzzese del segretario del Partito Democratico Matteo Renzi, Scerne di Pineto, dove è stato ospite della casa famiglia Madre Ester. Nessun accenno alle polemiche e alle spaccature interne al PD sul caso Banca Italia, né alle candidature abruzzesi per le prossime elezioni politiche di primavera con il governatore che si è sfilato. Attenzione rivolta all'ascolto delle persone e delle problematiche del territorio, questo sembra essere il mantra della lunga campagna elettorale che solo alle battute iniziali. La visita ai ragazzi della casa famiglia di Pineto mi ha emozionato, ha detto Renzi all'uscita della struttura religiosa. E ascoltare non significa soltanto ascoltare le realtà che funzionano, quelle belle, le realtà d'eccellenza, che pure incontreremo anche in Abruzzo che ci sono, ma ascoltare anche il grido di dolore dei bambini, dei ragazzi. La casa Madre Ester è un punto di riferimento per noi importante, abbiamo imparato tante cose straordinarie, abbiamo discusso anche delle riforme della legge sul dopo di noi che Don Silvio, il fondatore, aveva in qualche modo anticipato. Abbiamo soprattutto ascoltato le parole dei bambini e dei ragazzi che vivono situazioni di difficoltà in famiglia. Ecco, io penso che la politica sia una cosa seria quando si occupa anche di questi temi qui, vorrei dire soprattutto di questi temi qui. Oltre al disagio sociale, altro tema caldo che il segretario PD ha potuto toccare con mano scendendo sul suolo regionale è quello del lavoro. Lavoro che non c'è e che sta andando via, come nel caso della Honeywell e dell'Atria, due vertenze, la prima nel Chietino, la seconda nel Teramano, che rischiano di lasciare a casa complessivamente oltre 500 famiglie. Nel pomeriggio Renzi incontrerà una delegazione dei dipendenti dello stabilimento di Atessa che produce turbocompressori. In mattinata invece c'è stato il colloquio con le RSU della Atria di Sant'Atto di Teramo. Ai lavoratori stanno per essere recapitate le lettere di licenziamento, ma le maestranze non vogliono demordere. E probabilmente avremo un incontro il 25 al Ministero e abbiamo chiesto un occhio di riguardo per la situazione dell'Atria, tutto qui. Anche se sappiamo che oggi partiranno le lettere di licenziamento per 55 lavoratori, ed è anche un punto di non ritorno per questi ragazzi che usciranno. Il tempo di qualche selfie con i simpatizzanti PD presenti a Scerne, poi il viaggio è proseguito alla volta di Pescara, destinazione Ortucchio in provincia di L'Aquila, per una visita alla sede di Telespazio. Nel pomeriggio invece Renzi tornerà a Pescara per parlare di alternanza scuola-lavoro all'Istituto Alberghiero De Cecco, altro tema caldo al centro delle proteste degli studenti. Poi di nuovo sul treno destinazione San Salvo, dove sarà ospite della Pilkington. Qui sono probabili delle proteste già annunciate da un comunicato dei Cobas e rimbalzate su Facebook questa mattina a seguito del post del capo del personale della Denso, Marco Mari, che ha attaccato a muso duro Renzi. Posso affermare personalmente e professionalmente, ha scritto Mari, che non tributo nessun applauso a questo personaggio, anzi un vaffa, glielo andrei a gridare volentieri se non fosse che devo lavorare. La critica è riferita soprattutto alle misure per il mercato del lavoro varate sotto il governo Renzi. E proseguiamo con il nostro giornale, restiamo alla visita di Renzi all'Atere, erano tante le persone al seguito del segretario del Partito Democratico, abbiamo incontrato
l'assessore regionale al bilancio Silvio Paolucci per parlare di questa norma Abruzzo che consente di spalmare il debito non più su 10 anni ma su 20. Ascoltiamo le parole dell'assessore. Una visita importante è quella del segretario nazionale del Partito Democratico a pochi giorni dai risultati più che buoni che sono arrivati dal Ministero della Sanità e riguardanti proprio la sanità abruzzese. Paolucci. Sì, un grande lavoro di concerto con il governo nazionale e ovviamente il gran lavoro anche del governo regionale che ha portato a casa due grandissimi risultati. Voglio ricordare quelli sulla sanità, gli adempimenti che per la prima volta in questa regione sono stati raggiunti sui livelli essenziali dell'assistenza, la prevenzione oncologica, l'intervento tempestivo per le fratture di femore, piuttosto che altri risultati che hanno portato delle risorse, il gran lavoro del governo Renzi, perché se si parlerà finalmente di nuovi ospedali è perché c'è stato un governo, quello di Renzi, che ha trasferito alla regione 140 milioni di euro come acconto rispetto ai 228 per costruire i nuovi ospedali. E poi il gran lavoro anche per quanto riguarda il bilancio, perché abbiamo ottenuto da questo governo l'ammortamento e la diluizione di questo debito, il che vuol dire, perché ha a che fare con la vita delle persone, perché vuol dire che finalmente possiamo finanziare trasporti sociali e non dobbiamo operare tagli. Paolucci, questa visita di Renzi in Abruzzo ha anche però un valore politico, perché si può dire che da oggi parte ufficialmente la campagna elettorale che ci porterà alle elezioni del 2019. Questo è vero, è altrettanto vero che Renzi è stato un grande amico dell'Abruzzo. È un tempo molto complicato anche per l'agire politico e a volte non vengono riconosciuti o anche ricordati dei fatti, delle iniziative, dei risultati molto importanti. Alcuni su tutti, Renzi ha finanziato interamente la ricostruzione, prima e dopo. Renzi è quello che ha permesso per esempio lo sblocco del Masterplan e l'attivazione di investimenti storici e decennali che questa regione attendeva, la Fondo Valle Sangro su tutte, ma sarà anche il quarto lotto della Teramo, per cui voglio dire, va ricordato anche il grande sforzo, i nuovi ospedali, l'accordo per l'Abruzzo, questo grande tema di aver salvato il bilancio di questa regione da 20 anni di debiti passati e aver consentito a questa realtà di avere risorse per le persone più fragili e deboli. Io penso che sia stata una ottima, diciamo, un ottimo lavoro di governo nazionale, di confronto e governance tra quello regionale e quello nazionale, ed è il momento, anche quello della campagna elettorale, di ricordare questo lavoro fatto. Torniamo subito in diretta da Pescara, davanti al Tribunale Adriatico c'è Paolo Renzetti con un ospite a cui diamo il benvenuto, Giampaolo Matrone. Buongiorno a tutti e due. Non la riprendo la mano, poi lo levo, tanto poi non è ripresa. Questo è perché va a lunga. Sì, grazie, grazie Alfredo. Prendiamo nuovamente la linea in diretta qui dal Palazzo di Giustizia di Pescara. Hai detto bene, siamo con Giampaolo Matrone di Monterotondo, uno dei superstiti di questa tragedia di 9 mesi fa. Giampaolo Matrone che porta sul braccio i segni permanenti di questa tragedia. Braccio e gamba. E sì, quello, oggi siamo qua per chiedere almeno l'inizio di un processo, di una giustizia, di tirare fuori almeno qualche nome dei colpevoli e per dare un nome all'assassini delle 29 vittime, più di noi sopravvissuti. Lei in questa tragedia a Rigopiano ha perso la moglie. Ho perso Valentina, mia moglie, la mamma di Gaia, nostra figlia. Ma non solo, ho perso lei, io e Gaia, perché ormai parlo spesso al plurale, abbiamo perso tutto, abbiamo perso il passato, il presente e il futuro della nostra vita. Lei però non si arrende, sta lottando, tra l'altro diceva prima che ha proseguito con la sua attività commerciale perché non si vuole giustamente arrendere. No, io vabbè, per quanto riguarda l'attività commerciale ho una pasticceria, un bar pasticceria gelateria, io non è che ho proseguito, l'attività va avanti perché era di famiglia, sono 30 anni, perciò, però ci sono i dipendenti al posto mio, ne ho dovuti mettere due al posto mio perché io non ci sono, non vado al lavoro e faccio fisioterapia tutti i giorni dalle 8:30 alle 13:30 e questa fisioterapia scade i primi di novembre e questa è l'altra beffa dello Stato, di queste persone in giacca e cravatta che si presentano da tutte le parti e soprattutto adesso che c'è le elezioni a presentare treni, vagoni e aerei e poi c'è gente che davvero ha bisogno di un piccolo aiuto, basta forse una loro telefonata per farmi continuare almeno a prendere in braccio mia figlia.
Tra l'altro lo ricordiamo anche a beneficio dei nostri telespettatori, lei dopo la valanga di Rigopiano fu ricoverato a Pescara un mese nel reparto di rianimazione in pericolo di vita. Sì, rianimazione, ortopedia, ho subito 3 interventi a Pescara e il quarto l'ho subito al Policlinico Gemelli dove lavorava Valentina, e un ringraziamento speciale va innanzitutto ai due enti, ai due organi, l'ospedale di Pescara e il Gemelli, perché hanno fatto il massimo nei miei confronti. Ma parlo sempre e ogni volta che ringrazio le istituzioni, che è difficile ringraziarle, ma gli organi dello Stato, io ringrazio le persone umane, non ringrazio mai il corpo dello Stato, perché lo Stato è stato sempre assente, è stato assente il giorno prima, il giorno dopo l'età slavina e questi 9 mesi che ad oggi. Prima di lasciarla andare con i legali all'interno del Palazzo di Giustizia, le voglio chiedere un'ultima cosa, ne parlavamo anche con Gianluca Tanda, questa visita, questo blitz che questa mattina avete fatto in prefettura Pescara, perché e cosa è accaduto, se ci può dire quello che è successo? Beh, erano 9 mesi che a Gianluca, da quando l'ho conosciuto, che io ho detto, dopo che ho sentito la telefonata, che questa persona la volevo incontrare, voglio guardarla negli occhi, ma ripeto, come lei, come l'ho messa in fila ormai le persone, e io quando poi mi pongo un obiettivo le raggiungo. Stamattina siamo andati senza dire niente a nessuno, abbiamo bussato con educazione e con garbo, ho bussato, mi sono presentato, ho dato la mano, quella che per colpa sua una parte ce l'ha pure lei, è lesa, e ha fatto un gesto molto brutto anche dandomi la mano perché non se l'aspettava, come dire oddio che schifo, e gli ho chiesto se mi allacciava la scarpa, lei ha chiamato subito le forze dell'ordine, io con educazione per fortuna che è tutto firmato, gli ho chiesto se mi allacciava la scarpa. L'unica cosa, giornata positiva di oggi, è vedere due lacrime finalmente da una persona che ha fatto del male a noi e a tutti i nostri familiari, non solo le nostre lacrime, è ora di incominciare a vedere qualche lacrima di queste persone. Grazie Giampaolo Matrone per la cortesia in diretta qui da Palazzo di Giustizia. Dunque abbiamo ascoltato, Alfredo, anche questa toccante testimonianza di uno dei superstiti della tragedia del 18 gennaio scorso. Avevamo ascoltato in precedenza Gianluca Tanda, il portavoce dei parenti delle vittime di Rigopiano. Se non ci sono ulteriori domande io ti potrei restituire la linea, ricordando che alle 15 i legali dei parenti delle vittime di Rigopiano e dei feriti incontreranno il procuratore di Pescara, Massimiliano Serpi. Per il momento è tutto, linea che può tornare allo studio. Grazie a Paolo Renzetti, grazie a Roberto Pulimanti per il grande lavoro che stanno facendo oggi. È anche difficile proseguire il giornale dopo queste parole, però lo dobbiamo fare e lo facciamo con la pagina sindacale, andando in provincia di Chieti, alla Honeywell di Atessa. Ne abbiamo già parlato in precedenza durante il servizio della visita di Matteo Renzi in Abruzzo. Continua la protesta dei lavoratori. Ieri Digos davanti ai magazzini Travaglini in Val di Sangro per far uscire i cassoni della Honeywell, i sindacati e i lavoratori si oppongono per bloccare dunque i trasferimenti di materiale. Si cerca un accordo fra azienda e sindacati. Vediamo insieme il servizio. Lasciate uscire i cassoni della Honeywell. Sono stati gli agenti della Digos del commissariato di polizia di Lanciano a chiedere ai dipendenti in presidio permanente in Val di Sangro davanti ai cancelli dei magazzini Travaglini di far partire le scorte depositate. La multinazionale americana sta pagando penali da $1 milioni al giorno per mancato rifornimento ai clienti che in parte hanno rallentato o fermato la produzione nei rispettivi stabilimenti. L'avvertenza della fabbrica di Atessa potrebbe quindi provocare altre vertenze come in un domino. I cassoni che dovrebbero superare la dogana dei dipendenti Honeywell sono una cinquantina. Sono degli speciali imballaggi che contengono centinaia di turbocompressori e componentistica per realizzarne altrettanti, da assemblare poi ai motori. Dai sindacati per ora solo risposte di diniego agli ispettori della Digos. Da qui non esce nulla della Honeywell, hanno detto RSU e segretari di FIM, FIOM e WILM. Sarebbe come annullare le settimane di sciopero fatte finora. Ad un mese dall'inizio dello sciopero oltranza il clima della vertenza sta cambiando. Inevitabilmente i toni dello scontro si alzano, mentre sul fronte americano tutto tace. Viene riconfermato per l'ennesima volta di avere di fronte un'azienda completamente sorda e insensibile a quali sono le richieste delle persone del territorio.
Questa è un'azienda in cui i lavoratori hanno espresso ricchezza, hanno raggiunto un grado di professionalità altissimo, hanno valorizzato il territorio, loro sono venuti qua da 25 anni, stanno spremendo come un limone tutto quello che c'è la possibilità che lo Stato Italia ha messo a loro disposizione e adesso con un calcio nel sedere ti buttano via. Non portano via nemmeno le macchine perché oramai sono affette da un'obsolescenza tremenda. Non possiamo abbandonare il presidio fondamentalmente perché dal tavolo non abbiamo ottenuto niente, tranne silenzio, silenzio assordante da parte dell'azienda. Il ministro si sta impegnando, le istituzioni sono con noi, abbiamo speranza che il tempo possa fluidificare. Ovviamente contiamo che sia il minor tempo possibile necessario per arrivare al tavolo e portare un'azienda pronta e decisa. È quello che ci aspettiamo noi per un piano di investimenti forte. Andiamo avanti perché a margine dell'arrivo di Matteo Renzi a Pescara questa mattina in stazione c'è stata la protesta da parte dei precari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che hanno consegnato a Renzi una lettera per chiedere la stabilizzazione dei discontinui. Siamo qui oggi, ha detto il referente regionale dell'associazione, per parlare del lavoro precario all'interno del Corpo dei Vigili del Fuoco. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti. Siamo in 500 persone nella regione Abruzzo, quasi 15.000 in tutta Italia che lavorano a fianco dei Vigili del Fuoco per tutto l'anno, facciamo dei turni e veniamo presi a chiamata, come si usa dire adesso. E quindi chiediamo, abbiamo già intavolato diversi colloqui con il governo, c'è la ministra Madia che ha promesso una soluzione e dice di averci inserito nel patto di stabilità e quindi siamo qui a ricordare proprio a Renzi e a tutto il suo partito che abbiamo bisogno di vedere scritto quello che ci hanno promesso. 500 in Abruzzo, lavorate per tutti i comandi provinciali? Sì, sì, per tutti e quattro i comandi provinciali, dall'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti, dove noi siamo sia come volontari nelle caserme volontarie sia a sostituire i pompieri permanenti che mancano. Siete riusciti a parlare con il segretario Matteo Renzi? Oggi no, lo attendiamo adesso al ritorno, però abbiamo più volte, grazie anche all'onorevole D'Incecco, abbiamo più volte intavolato degli incontri e delle discussioni anche con la ministra Madia, che è molto disponibile, si è resa veramente partecipe del nostro problema. Torniamo ancora in diretta da Pescara, da Palazzo di Giustizia, con Paolo Renzetti che ha un ospite. A te Paolo. Sì, grazie. Di nuovo in collegamento con Pescara, con il Palazzo di Giustizia. Io ringrazio l'avvocato Camillo Lamorgia, uno dei legali di una delle vittime di questa tragedia, Ilaria Di Biase, la cuoca dell'hotel Rigopiano, la ragazza di Piane d'Archi in provincia di Chieti. Avvocato, le chiedo subito, tra poco entrerete per incontrare il procuratore, non ci saranno i parenti delle vittime, dunque voi dovrete anche rappresentare a loro quello che direte, quello che vi dirà il procuratore di Pescara, di cosa si parlerà, cosa chiederete? Noi siamo consapevoli della grande difficoltà e impegno che è necessario profondere per un accertamento del genere. Una tragedia così immane non si risolve in un accertamento di poco conto. Ci sono riscontri da fare, documenti da controllare, per cui i tempi sono quelli che sono. Chiederemo solo ai procuratori, che sicuramente stanno svolgendo un lavoro intenso, assiduo, costante, quali possono essere i tempi che ci attendiamo per arrivare a una chiusura delle indagini. Ci sono degli indagati, secondo voi ce ne potrebbero essere degli altri in futuro? Questo è ancora presto per dirlo, sappiamo che la Procura della Repubblica, anzi riteniamo che stia svolgendo indagini a 360 gradi, l'indagine è ampia, di ampio respiro, per cui ci attendiamo anche delle novità che possono esserci in realtà.
Oggi ci sono molti parenti delle vittime, anche dei feriti, ci sono anche persone come Giampaolo Matrone, scampate fortunatamente a questa tragedia, che vogliono sapere la verità, chiedono giustizia. Noi siamo qui proprio perché insieme a queste famiglie così colpite da un dolore così immane chiedono giustizia, ma siamo certi, siamo convinti e siamo fiduciosi che tutto verrà fatto e nulla verrà lasciato di intentato per arrivare alla giustizia. Bene, grazie. Io ringrazio l'avvocato Camillo Lamorgia. E dunque, Alfredo, potrei a questo punto davvero restituirti definitivamente la linea qui da Pescara, non prima però di aver, con la collaborazione sempre di Roberto Pulimanti, mostrato gli striscioni che sono stati esposti qui proprio nella parete e nel muro perimetrale esterno di Palazzo di Giustizia, striscioni che sono stati affissi proprio dai parenti delle vittime, compatti per evitare omicidi dell'indifferenza e dell'incompetenza, è scritto su uno degli striscioni, su un altro i nostri angeli meritano giustizia, noi la chiediamo per loro, e è questo il tenore anche degli altri striscioni che sono stati qui attaccati proprio dai parenti delle vittime, una cinquantina di persone che sono arrivate dall'Abruzzo ma da tutta Italia, anche dalle altre regioni, proprio per seguire questo incontro, anche se dall'esterno, questo incontro dei loro legali con il procuratore capo di Pescara. È davvero tutto dal Tribunale del capoluogo adriatico, linea che può tornare a te allo studio. Sì, grazie Paolo. Andiamo avanti, adesso apriamo la pagina dello sport e partiamo dal ciclismo. Cambio al vertice dell'Unione Ciclistica Fernando Perna, società che organizza il trofeo Matteotti. Da questa mattina Daniele Sebastiani, che è anche il patron del Pescara e il nuovo patron della Corsa Adriatica, che nel 2018 spegnerà le 71 candeline. Cambio di data a ridosso del Mondiale di Innsbruck per la gara pescarese. Vediamo insieme il servizio di Jacopo Forcella. Il trofeo Matteotti da oggi ha un nuovo presidente, Daniele Sebastiani, il neo patron della classica di ciclismo pescarese, che nel 2018 cambierà data spostandosi al 23 settembre. Sarà un appuntamento dunque a ridosso del mondiale, ad una settimana di distanza da Innsbruck, sul percorso classico che ha contraddistinto le 70 edizioni precedenti. Sala del Museo dell'Automobile piena per un giorno che segna la rinascita del trofeo. Insieme a Sebastiani, il padrone di casa Renato Ricci, che diventa presidente onorario della manifestazione dopo oltre 20 anni a capo dell'Unione Ciclistica Fernando Perna. Emanuele Ricci sarà il vicepresidente, aspettando gennaio, quando anche Stefano Giuliani, che dovrebbe essere il responsabile tecnico delle prossime edizioni, scioglierà la riserva rispetto alla sua interruzione del rapporto con la Fantini Nippo De Rosa. L'obiettivo, ha detto Sebastiani, è tornare ai fasti antichi di una corsa che affonda le proprie radici nella tradizione abruzzese e italiana del dopoguerra. Nei prossimi anni ci sarà l'obiettivo di riportare il campionato italiano sulle strade del Matteotti e poi chissà. Presidente, sbagliamo se parliamo di passaggio di consegne, in fondo non è un passaggio di consegne, perché Daniele Sebastiani nel trofeo Matteotti nel ciclismo c'è sempre stato. Sì, ma non è un passaggio di consegne, perché per me è fondamentale che sia Renato che Emanuele, ma soprattutto Gilberto, restino all'interno con mansioni importanti, perché per me e per il gruppo che ho portato dentro è un modo per non far morire una manifestazione importante della città e dell'intero Abruzzo, solo questo. Però non sbagliamo se diciamo che dal 2018 si vedrà un altro trofeo Matteotti. Ma se bisogna unire le forze per fare qualcosina di meglio, non che negli anni passati non sia stato un Matteotti all'altezza, però i pescaresi, gli abruzzesi ricordano un Matteotti diverso, quindi dobbiamo riportare il Matteotti a quei tempi in cui le strade erano piene e i corridori erano corridori importanti. Daniele Sebastiani è fiducioso sul fatto che da qui a poco tempo, insomma, si possa ritornare a un Matteotti come agli antichi splendori? Secondo me già dalla manifestazione del 2018 dobbiamo riportarlo a quei livelli, perché sennò significa che non abbiamo fatto nulla. Cambio di data premondiale, sarà un appuntamento assolutamente da non perdere, anche diverso ciclisticamente parlando rispetto a quello che è stato negli ultimi anni. Certo, purtroppo quando la gara perde di importanza è chiaro che fai fatica a portare i corridori. Il fatto di aver spostato la data sicuramente snaturiamo un po' il Matteotti, però sarà un motivo di riportare corridori importanti
che ci consentiranno di far ritornare il Matteotti ad alti livelli. Penso che questo, io credo che era nell'animo di tutti, che è così, è normale, è un merito che si dà a una persona che diciamo, merita di portare avanti una prestigiosa manifestazione che dà anche importanza alla persona che lo fa. Ha avuto anche lei la sensazione che un po' il ciclismo abruzzese lo abbia riabbracciato nuovamente? Ma guarda, perché è inutile che ci dico del tu, quindi guarda che chi non ha voluto capire o chi fa finta di non capire per questioni sempre di gelosie, sai, perché poi nel ciclismo le gelosie parleremo quando ci incontreremo fra un po' di giorni, che parleremo a 360 gradi i 20 anni del Matteotti. È normale, il trofeo Matteotti, chi corre in bicicletta, il bambino che corre in bicicletta, la sua prima aspirazione è poter correre il trofeo Matteotti, è come una prima squadra, come il Pescara può essere per un ragazzo di calcio, ma se il Pescara stava in Serie D nessuno ci voleva giocare, il trofeo Matteotti se sta in prima pagina è chiaro che il bambino la prima cosa che vuole fare vuole correre in Matteotti, poi magari il Giro d'Italia, è naturale, quindi gli intelligenti, perché non è che ce ne stanno molti, capiscono che il Matteotti è uno e si identifica con Pescara l'Abruzzo. Gli altri, dove si sono fatte certe tappe l'anno scorso, tu lo sai, io no, non lo so. La prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento con la nostra informazione è alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito anche quest'oggi e vi do il mio personale. Buona giornata.